Anche in questo caso i giocatori dell'Alavés hanno tentato il raddoppio sulle fasce laterali. Da quella parte sulla destra l'Inter oppone due giocatori di ruolo come Zanetti, che al caso si sposta nella zona dell'altro esterno che è Brocchi. Dalla bandierina la rincorsa di Begogna. Pallone molto teso. E il colpo di testa e il gol. Il corner battuto molto bene dai giocatori della squadra di casa. E la rete che è stata realizzata, credo, da Moreno. Rete di Moreno, il numero 9, il cannoniere, il capo cannoniere del campionato spagnolo al 44esimo minuto. Peccato perché finora, fino a questo momento, l'Inter aveva fatto le cose sicuramente sufficientemente bene. Ma direi qui c'è stata una disattenzione difensiva, vedete, su questo cross da parte, calcio d'angolo da parte di Begogna, direi che si è lasciato letteralmente anticipare. Non è la prima volta Simic, direi che evidentemente guarda il pallone, non guarda l'uomo. Vedete, queste immagini sono abbastanza, direi, emblematiche di come questo giocatore cannoniere, Savi Moreno, che tra l'altro non è nemmeno altissimo, si è riuscito ad anticipare il difensore interista. Direi grande ingenuità. Ed è parte del centrocampo sbilanciato in avanti. Desio, Gomez, sbagliato il passaggio da Tomic, poi c'è Vieri, davanti Recoba, posizione assolutamente regolare, Recoba, il tiro ed è il gol! La rete da parte di Recoba, il pareggio dell'Inter al 45esimo minuto e 50 secondi del primo tempo. Inter che ha immediatamente rimediato. Ecco, vedi, questa è probabilmente la rete del miglior giocatore in campo fino a questo momento, un giocatore che evidentemente ha fatto bene Tardelli a schierarlo perché aveva voglia di giocare. Ecco, vedete, qui c'è stato l'ottimo passaggio in profondità da parte del giocatore dell'Inter per Recoba. Recoba difficilmente sbaglia davanti al portiere, guarda, ha piazzato praticamente il pallone alla destra del portiere, guardate, questa è un'immagine bellissima perché lo guarda e lo piazza proprio dove ha voluto lui, non ha cercato di deviarlo, evidentemente si è sentito sicuro così. Comunque un 1-1 meritato secondo me da parte dell'Inter. Assolutamente legittimo il pareggio, ma non esce, si fa largo, fermato dagli avversari, ancora Zanetti. Nuovo tentativo di contropiede dell'Inter, ottima l'azione del giocatore argentino di passaporto anche italiano. Brocchi in profondità, Recoba, splendida azione, Recoba, il tiro, gol! Rete meravigliosa da parte di Recoba, ancora Recoba che ha segnato al quinto minuto del secondo tempo e ha portato in vantaggio l'Inter, strepitoso Recoba. Indubbiamente Recoba miglior uomo in campo, direi splendida la palla da parte di Brocchi, ma questa è la dimostrazione, direi, poi Recoba si è liberato con grande facilità e corsa, dotato di una grande corsa del suo avversario diretto, poi quando è davanti al portiere difficilmente sbaglia. Comunque dicevo, si erano già visti i presupposti nell'azione precedente con quello splendido duetto tra Vieri e Recoba, Vieri autore di uno splendido passaggio per Recoba. Comunque questa è la dimostrazione che questa squadra spagnola, quando attacca, lascia degli spazi incredibili all'avversario, e l'Inter è stata brava a sfruttarli. Farinostra, Recoba verso Vieri, però anticipato in questo caso da Telles, e un'irruzione sul pallone di Farinostra, davanti Vieri, posizione regolare, Vieri supera il portiere, Vieri il tiro, la palla in gol, ancora una volta Vieri, questa volta il Vieri di una volta, il Vieri che non sbaglia, ha segnato il 3-1 al 20esimo della ripresa. E questa è la dimostrazione di quello che andavo dicendo in precedenza, veramente arrembante l'azione da parte dell'Alavés, che però riesce a creare solamente dei pericoli di destra, mentre invece direi autostrade, direi spazi inevitabili, direi anche errori incredibili da parte della difesa, che lasciano praticamente due giocatori molto alti, Egen in questo caso contro, oppure Tagliet, che sono molto alti, non assolutamente rapidi, in difficoltà contro Vieri, che vedete autore di uno splendido gol, riesce a liberarsi del portiere. Comunque un Inter molto. Sebastian Fre, quasi 21 anni, una garanzia per questa Inter, messo alla prova adesso dal calcio di punizione. Sentiamo lo studio.
Elias, uno dei due difensori centrali che avevano sicuramente qualcosa, più di qualcosa da farsi perdonare al 26esimo minuto e siamo Inter 3 Alaves 2. Ma direi un tiro molto forte, abbastanza centrale, dove probabilmente Frey, ecco vediamo, era coperto, è andato a cercare soprattutto la protezione nel secondo palo, devo dire forse si è tuffato un po' in ritardo, ma direi un tiro molto forte. Comunque una squadra indubbiamente che ha dimostrato molte più capacità offensive che difensive fino a questo momento. Stasera all'Olimpico. Sì, davvero uno straordinario colpo d'occhio, buonasera, attenzione, anche qui da bordo campo. Intanto proseguo con la telecronaca perché purtroppo non ho in questo momento il ritorno di Gianni, Cerqueti. È arrivato il pareggio, dell'Alaves con Alonso. È arrivato il pareggio al 28esimo minuto, 3-3. Sentiamo rapidamente Fulvio, poi diamo la linea a Roma. Ma devo dire, per l'Inter purtroppo sono stato un cattivo profeta, perché l'Inter soprattutto in difesa sta dimostrando questa sera tutta la sua debolezza. Vedete l'ennesimo svarione difensivo soprattutto sulle palle alte, arrivano molti cross dalle fasce, si sapeva che questa è una squadra molto brava sulle fasce a crossare, e l'Inter diciamo in due minuti è riuscito a tutto quanto di buono aveva fatto, purtroppo è riuscito a renderlo negativo con queste disattenzioni.